Sociale per Connection Italia, qual è il bilancio che si può fare spegnendo questa prima candelina e su che cosa vi concentrerete in questo 2018? Allora, Donation Italia è un'associazione nazionale che ha sede a Salerno e insomma è coinvolta anche in tante altre città. Siamo riusciti l'anno scorso a raggiungere anche Madrid tra le nostre manifestazioni, ricordo quella di Punta, ovvero la manifestazione dedicata sulla sensibilizzazione e la donazione del sangue, dona con amore. Siamo riusciti in questo anno a coinvolgere ben 20 città italiane e, come dicevo prima, siamo stati ospiti anche a Madrid, quindi la prima capitale europea di questa grande Carmesse. Detto ciò, noi insomma ci poniamo l'obiettivo di essere un'associazione che diventa prima di tutto una grande famiglia, dove all'interno ci sono ulteriori associazioni, tanti soci, istituzioni col quale stiamo avviando sinergie e protocolli di intesa. In settimana avremo saremo ospiti dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona, col quale avvieremo un protocollo di intesa. Quindi insomma eventi nell'ambito della solidarietà, del volontariato e la beneficenza a 360 gradi. Tra i primi eventi targati 2018, Donna con Amore e proprio l'Associazione di San Valentino. Sì, noi il 14 febbraio, nella settimana degli innamorati, come ogni anno, insomma, coinvolgiamo un po' tutte le città italiane, tutte le associazioni locali in questa bellissima manifestazione. Ripeto, è un bilancio davvero straordinario, siamo riusciti a coinvolgere tantissime città italiane e il nostro intento è quello di riuscire a fare in modo che questo festival, nato e cresciuto a Salerno, possa coinvolgere anche altre città europee. Al punto che noi a luglio scorso siamo stati ospiti del presidente Tajani dell'Unione Europea, il quale ci ha invitati, ci ha ospitati proprio presso a Bruxelles, presso il Parlamento di Stato, per insomma coinvolgere tutti i capi di Stato all'interno di questa bellissima manifestazione.